A seguito dell'emergenza coronavirus, la città di Grugliasco si è mobilitata su più fronti. Abbiamo attivato il COC e siamo partiti per costruire un sistema di protezione civile e di emergenza in grado di fare fronte ai tanti bisogni che la città si è trovata di fronte a seguito di queste emergenze. Primo aspetto, assistere e stare vicino alle persone più fragili e bisognose per quanto riguarda la spesa e tutte le necessità che in qualche modo hanno. Insieme agli operatori della città, tanti volontari si sono adoperati, si sono spesi e continuano quotidianamente ad assistere anziani e persone fragili. Abbiamo poi attivato tutte le misure necessarie per quanto riguarda l'assistenza economica ai soggetti fragili. Abbiamo attivato il progetto di distribuzione dei buoni di solidarietà alimentare che ha visto quasi 800 famiglie richiedenti e circa 700 beneficiari che hanno potuto ottenere o pacchetti e bonus alimentari oppure l'acquisto attraverso negozi e supermercati che si sono convenzionati con il comune. Grazie ad oltre 100 volontari presenti in città, ci siamo occupati non solo dell'attività di volontariato e di supporto alle fasce più deboli, ma ci siamo anche occupati di controllare e gestire insieme alla Polizia Locale e alla Protezione Civile il territorio. C'era bisogno di proteggere le oltre 90 aree verdi di Grugliasco, le centinaia di esercizi commerciali e spazi pubblici. Siamo riusciti a farlo con un sistema di controllo di comunità che, soprattutto nel weekend di Pasqua, ha dimostrato come cittadini impegnati e attenti possono aiutare le forze dell'ordine a responsabilizzare la comunità in un momento in cui lo stare a casa era l'elemento prioritario. Insieme ce la faremo e la partecipazione di tanti cittadini e di tanti volontari ha dimostrato che in qualche modo c'è una grande forza che viene dalla comunità e c'è anche un grande senso di responsabilità da parte dei nostri concittadini.